Dai templi di Paestum al teatro di corte della Reggia Vanvitelliana di Caserta, Riccardo Muti ritorna in Campania, in un altro monumento simbolo della nostra regione, per dirigere l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, la sua formazione di giovani brillanti talenti italiani che lo segue in giro per il mondo. Dopo il concerto tra i templi, il piccolo capolavoro architettonico e sonoro del teatro di corte ad ospitare l'orchestra che si è cimentata nelle ultime sette parole del Cristo sulla croce, la straordinaria composizione di Franz Josef Haydn. Un concerto prodotto e finanziato dalla Regione Campania con la società Skabeck in partnership con Fondazione Ravella Festival, la RAI e la direzione della Reggia di Caserta. La direttrice del Palazzo Reale, Tiziana Maffei. Credo che non ci sia migliore auspicio di un concerto tenuto dal maestro Muti e dall'orchestra giovanile Cherubini per pensare al futuro del teatro di corte. Uno spazio oggi chiuso e reso pubblico solo alla pura visita, ma che deve essere invece dato alla fruizione attraverso una programmazione musicale, attraverso esperienze diverse. Dopo la prova mattutina il concerto è stato registrato e filmato per diventare una produzione della RAI. Ringraziamo il maestro Muti per la dimostrazione di affetto alla sua terra e per averci portato un altro monumento di grande musica, riaprendo anche se solo a distanza il teatro di corte della Reggia, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Proprio qui a Caserta la Regione da 5 anni in estate promuove e propone i grandi artisti della scena lirica e sinfonica internazionale per una doppia azione di valorizzazione del sito e della musica colta. Ma ascoltiamo il maestro Muti. I giovani vanno aiutati, vanno spinti, perché sono il nostro vero futuro, non le cretinate che si vedono qua e là ogni tanto sui media, eccetera. Questa è l'Italia seria, che l'ha dimostrato, questi hanno dimostrato in un pezzo, in un brano così complicato, così difficile, così profondo dal punto di vista spirituale come questo pezzo di Haydn, questi giovani che ancora non si sono aperti alla vita hanno dato la possibilità di scorgere che in loro c'è già una maturità che farebbe invidia a tanti giovani di tante altre nazioni. Abbiamo bisogno che i giovani ritrovino la speranza e lo possono sperare, possono trovare questa speranza proprio in luoghi di magia e di cultura come questo. Quindi è una bellissima idea, io la condivido e se hanno bisogno, quando avrò tempo e quando loro avranno voglia, io sono sempre disponibile essendo uno di questa terra.